poteva mancare una testimonianza dell'onorevole Lupi. Il tema è il Mezzogiorno, onorevole, in un momento in cui oltretutto si torna a parlare tanto di ponte. Prima ancora che parlare di ponte, per il Paese si deve tornare a parlare finalmente di crescita e di sviluppo, e non è accettabile, non è pensabile che si possa pensare a rilanciare l'Italia se ancora una volta un pezzo fondamentale del nostro Paese, il Mezzogiorno e il Sud, rimane indietro. Già i dati sulla crescita, sul ritorno all'occupazione, vedono purtroppo ancora drammaticamente una frattura all'interno dell'Italia. Alcune regioni in questi anni sono cresciute, altre regioni purtroppo sono cresciute meno. Le infrastrutture sono un elemento di rilancio per lo sviluppo e per la crescita, in particolare le infrastrutture per il Mezzogiorno e per il Sud. Non è accettabile che il Tirreno e l'Adriatico non siano collegati dall'alta velocità, Bari-Napoli o la Napoli-Bari non sia collegata, e qui ovviamente il grande tema dell'alta velocità. Non è accettabile che l'alta velocità finisca a Battipaglia, a Salerno, e non vada fino a Reggio Calabria, così come non è accettabile che 5 milioni di abitanti che sono quelli della regione Sicilia non siano collegati in maniera dignitosa nel 2016 e non come essere nel 1860. Intanto, onorevole, 100.000 giovani vanno via, questa volta è il timore che non si fermino neanche a Milano. Il problema di un paese, in particolare dell'Italia, è che il vero capitale che abbiamo, non avendo risorse primarie, o materie prime, oggi si direbbe capitale umano, ma è la persona, è la formazione, gli investimenti in ricerca, in cultura. Ed è ovvio che quando un paese vede migrare i propri cosiddetti cervelli, qualche domanda se la deve fare. Io credo che nell'era della globalità è solo opportuno che grandi, vuol dire che le nostre università funzionano. A proposito di università, se i nostri laureati poi vengono chiamati all'estero, il problema è che il sistema poi paese li richiami e gli dia pari opportunità all'estero come in Italia. A proposito di infrastrutture, un'ultima domanda poi la lascio: questa è un'università telematica, ecco quanto è importante che si lavori oggi anche sull'infrastruttura appunto telematica, le reti. Fino ad oggi siamo stati abituati a parlare sempre solo di infrastrutture materiali, ma di autostrade, di ponti, ma i nuovi ponti e le nuove autostrade sono le autostrade telematiche, sono quelle infrastrutture appunto cosiddette immateriali che riducono i tempi, riducono lo spazio, permettono di collegarsi. È evidente, lo dico anche per un'università telematica, che senza la persona ovviamente non si va da nessuna parte, però certamente appunto un paese che finalmente investe nel terzo millennio non solo sulle infrastrutture materiali ma anche su quelle immateriali vuol dire che è un paese che è capace di rispondere con efficienza alla globalizzazione. Poi nulla toglie che il tema vero è la qualità, e cioè fare bene le cose e farle con la solita nostra capacità di essere i migliori, con orgoglio, non solo in Italia ma nel mondo. Pegaso, molto più di un'università.